Eccoci tornati sulle fonti TV per parlare di BTP, per parlare del mercato obbligazionario in generale, per capire quali sono gli asset che in questo momento possono essere congeniali per il nostro portafoglio di investimento, tenendo conto di quello che ci sta circondando. Però, insomma, oggi, 14 febbraio, è prevista, e di fatto lo è, l'asta di buoni del tesoro poliennali che vede l'emissione di titoli per un ammontare massimo di 8 5 miliardi di euro ripartiti in tre diverse tipologie di BTP. Nello specifico verranno collocati buoni con scadenza a dicembre 2026 per circa 3 miliardi fino a un massimo di 3,5 miliardi di euro. BTP con scadenza a dicembre 2029 per circa 3 miliardi fino a 2,5 miliardi di euro e BTP con scadenza al 1 marzo 2038 per circa 1 miliardo e fino a 1,5 miliardi di euro. Quindi tre tipologie. Il tesoro mette in asta proprio da oggi questi BTP. Intanto saluto Andrea De Gaetano che è con noi e che ci racconterà un po' quali sono le caratteristiche di questa nuova emissione. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e grazie mille per l'invito. Allora, raccontiamo un po' questa nuova asta di BTP e poi facciamo anche un po' un excursus in quello che è il mercato obbligazionario, perlomeno stando a questo inizio di 2023. Andrea, che cosa ci dicono questi BTP? Ma allora, sono state queste le aste di questa mattina che sono andate direi abbastanza nella media. Abbiamo visto un BTP a 3 anni con un rendimento lordo del 3,37%, rapporto di copertura 1,5, a importo assegnato 3 miliardi e mezzo e rendimento appunto 3,37 come dicevo prima. Quindi direi che anche come rapporto di copertura fa vedere che c'è una decorosa domanda, quindi direi abbastanza bene, nulla di incredibile. I rendimenti su per quanto invece riguarda il BTP a 7 anni sono stati del 3,80%, rapporto di copertura un po' più basso all'1,37, importo assegnato sempre 3 miliardi e mezzo e Sì. poi c'è stato i 15 anni con un 4,28% di rendimento lordo, un rapporto di copertura all'1,55%. Anche qui invece importo assegnato 1,5 miliardi. Quindi direi che sono dei rendimenti che chiaramente allineati con quelli del mercato. È una fase appunto dopo i dati sull'inflazione, è molto importante, secondo me, segnalare questo. C'è Sì. stato un innalzamento, direi abbastanza marcato, sulla parte decennale, per quanto riguarda sia BTP sia Bund. E quindi direi che siamo in una fase appunto di grandissima, molto delicata e molto interessante per tutto ciò che è reddito fisso, con rendimenti di fatto che non si vedevano da oltre un decennio. Quindi è certamente interessante, certamente è una fase appunto comunque di inflazione elevata e quindi diciamo che i rendimenti che ci sono non sono ancora in grado di proteggerci, salvo gli inflation linked, quindi salvo i bond inflation linked, il resto non protegge ancora dall'inflazione, però Certo. in un'ottica di un'inflazione che sta iniziando a dare dei segni di rallentamento, a mio avviso anche collocarsi su bond a tasso fisso può iniziare a essere interessante, secondo me lo è già da un po' di tempo, quindi un decennale italiano lo vediamo al 4,21%. E soprattutto, secondo me, i bond italiani in questa fase la parte lunga è interessante. A mio avviso, i bond tedeschi, il decennale, secondo me, è ancora un po' basso al 2,41%, e viceversa, ci sono i bond a breve termine tedeschi che sfiorano il 3% di rendimento lordo, che iniziano, secondo me, a essere molto interessanti per gestire la liquidità. Ecco, Andrea, ti faccio due domande. La prima è questa, un po' provocatoria, ma neanche tanto, giusto per indagare un po' il tutto. Il fatto di vedere che comunque c'è una buona risposta quando vengono emessi nuovi BTP indica un po' un approccio tradizionale ai BTP, ai titoli di Stato italiani, perché una volta poi soprattutto insomma, le persone, insomma, i nostri genitori, i nostri nonni hanno investito proprio in BTP, peraltro con scadenze lunghissime.
Oppure l'Italia risulta attrattiva, quindi si ha fiducia nel sistema Italia? Questa è la domanda un po' provocatoria, cioè quindi perché siamo abituati o perché ci fidiamo del nostro paese? L'altra invece è un po' segue quello che stavi dicendo, cioè dobbiamo partire dal presupposto che in questi ultimi 12 mesi soprattutto lo scenario è cambiato, inflazione ovviamente che si è alzata e tassi di interesse che si sono alzati dopo essere stati molto bassi e anche insomma pari allo zero in certi periodi e quindi si tratta di capire se il mercato obbligazionario è in grado di offrire delle buone opportunità. Ecco, che cosa rispondi su questi due aspetti? Ma allora parto dall'ultima domanda sulle buone opportunità. Allora, certamente è molto meglio comprarli oggi che un paio d'anni fa, e questo è indubitabile, nel senso che c'erano rendimenti prossimi allo zero. Adesso finalmente i rendimenti, appunto, come dicevamo prima, sono almeno a livello nominale positivi, e quindi in un'ottica, diciamo, se nell'ottica di breve, quantomeno, cioè, non si paga per prestare il denaro agli stati come è stato in realtà negli ultimi anni, e quindi questo già di per sé è un fatto positivo. Dall'altra parte, appunto, consentono di gestire una liquidità breve, ottenendo una remunerazione, diciamo, correndo rischi molto, molto limitati sulla parte breve. E sulla parte lunga, diciamo che anche qui, secondo me, c'è da fare un ragionamento in parte statistico, in cui si può dire, certo, l'inflazione, sembra sfuggita fuori controllo negli ultimi mesi, però sta un po' rientrando. Tutti i ragionamenti che si facevano un paio d'anni fa, quando i rendimenti erano negativi, anche adesso, tutto sommato, per certi aspetti valgono. Quindi ci si sentiva raccontare dell'invecchiamento globale della popolazione, della possibilità di economie sviluppate che stanno rallentando, tutti temi che in realtà ci sono ancora molto attuali. Per fortuna adesso, ecco, se non altro, si va a investire almeno sulla parte lunga della curva italiana, con rendimenti superiori al 4, che composti, quindi se si lascia l'investimento fino a scadenza e si reinvestono le cedole, iniziano a essere rendimenti molto, a mio avviso, molto interessanti, anche perché in prospettiva l'inflazione magari può durare più delle attese, però, ecco, diciamo che probabilmente no, non un decennio. E quindi Sì. quello che i bond, al di là delle nuove emissioni come quelle di questa mattina, ci sono un sacco di bond già emessi, che scadenze, soprattutto le scadenze lunghe, che sono ampiamente sotto la pari, cioè si comprano bond con sconti del 30, 40, 50% rispetto a quello che era un anno e mezzo fa. Quindi anche qui ci si va a collocare comunque con uno sconto rispetto a quello che era un po' di tempo fa, che comunque di per sé rappresenta una forma di, a mio avviso, di protezione, nel senso che anche, appunto, se si va a valutare un tema di rischio in termini di rating e quindi di affidabilità del paese, quindi vengo all'altra parte della tua domanda, Sì, sul discorso se, insomma, se siamo abituati, se ormai è una tradizione o se davvero è una questione di fiducia. ma allora, diciamo che, allora, per quanto riguarda la fiducia, allora, lì bisogna guardare quello che è il cosiddetto spread col bund. Quindi vediamo che c'è uno spread a 178 punti base. Quindi vuol dire, appunto, che rispetto a quello che abbiamo visto, per esempio, per fare un paragone molto concreto, nel 2011-2012, quando c'erano stati una crisi di governo oppure una sfiducia verso il nostro paese, lo spread era arrivato circa 500 punti base e c'erano i bot che rendevano il 7%, quindi senza andare, appunto, andando ancora in tempi tutto sommato recenti. Quindi vedere che c'è sostanzialmente un premio di meno del 2% andando a comprare BTP rispetto al bund decennale, è qualcosa, secondo me, di assolutamente ragionevole, che indica effettivamente che, al di là dei cittadini italiani, anche dall'estero gli investitori istituzionali comunque in questo momento stanno vivendo il paese Italia come qualcosa che, rispetto comunque ai tempi passati, è relativamente confortante. Quindi direi, non diciamo, è un qualcosa di assolutamente compatibile con uno scenario abbastanza tranquillo. Poi, ovviamente, del futuro non c'è certezza, quindi vedremo come si sviluppano le cose, però, ecco, in questo momento la percezione, che emerge in realtà dai numeri, quindi dai prezzi proprio, è Sì. una Ok, percezione di relativa tranquillità. relativa tranquillità, insomma, beh, effettivamente tu hai
citato la parola giusta perché io prima parlavo del cambio di scenario appunto degli ultimi mesi, inflazione e tassi di interesse elevati, insomma gli investitori, credo tu hai a che fare proprio con loro, sono comprensibilmente un po' provati, anche magari sfiduciati dal fatto che per un po' di tempo ci sono stati dei comparti importanti che hanno sofferto, insomma. Dove scovi in questo momento opportunità ulteriori a quelle che abbiamo già raccontato, Andrea? Allora, diciamo che allora, la parte obbligazionaria, a mio avviso, è particolarmente interessante in questa fase e diciamo che in realtà, appunto, come giustamente facevi notare tu, l'anno scorso è stato un anno, il Financial Times riportava forse uno dei peggiori dal 1700, quindi con grafici lontanissimi e paragoni che andavano a prendere sia la parte azionaria sia la parte obbligazionaria, è stato un anno devastante per i mercati. Quindi, è naturale che quindi ci sia stato un picco di panico, come spesso avviene in queste situazioni, nell'autunno dell'anno scorso, e che questo abbia creato delle enormi opportunità sia sulla parte azionaria sia sulla parte obbligazionaria. A mio avviso, una parte di queste opportunità chiaramente adesso sono in parte ridotte da questo rally che c'è stato sulla parte azionaria. Abbiamo visto un inizio d'anno in cui il FTSE MIB è in rialzo di circa il 16% e l'Europa di oltre l'11%. E quindi andiamo a vedere appunto quelle che sono performance già di un anno molto buono e sono state fatte in un mese e mezzo. Quindi anche qui io sarei più cauto sulla parte azionaria, anche se per carità non mi aspetto delle catastrofi, però una correzione intermedia sì. Viceversa, io credo che dopo questo spauracchio enorme che c'è stato sui bond, uno dei peggiori della storia, ci siano invece ancora delle possibilità di comprare, e come dicevo, sia la parte breve che sta diventando secondo me sempre più interessante, e soprattutto sulla curva tedesca, e sia secondo me anche la parte italiana lunga, quindi la parte dal decennale in su, diciamo che sempre con cautela, nel senso che comunque la volatilità più ci si sposta sulle scadenze lunghe più aumenta, però ci sono secondo me delle opportunità molto interessanti. Certo. Quindi tornando per concludere alla notizia principale della nuova emissione di BTP, diciamo, il suggerimento, proprio stando alla diversificazione di un portafoglio, è sempre quello magari di considerare, no? Di inserire una parte di BTP o comunque appunto di guardare, di osservare per bene il mercato obbligazionario, Andrea. Sì, beh, allora diciamo che appunto nella diversificazione dei portafogli, appunto, il consiglio è sempre quello di avere portafogli molto diversificati e non andare a concentrarsi né su un'unica emissione né su un'unica area geografica e anche ovviamente quindi né su un unico paese. Quindi il consiglio è quello di andare appunto ad avere portafogli molto diversificati sia per scadenza sia per emittenti. Però ecco, in questa fase secondo me l'emittente governativo, quindi anche in un'ottica di un rallentamento economico, normalmente le emissioni governative tendono a essere più protettive rispetto alle emissioni corporate, proprio perché magari l'andamento economico va spesso a colpire di più, in particolare le aziende indebitate e settori specifici che è più difficile andare a prevedere quali saranno. Viceversa, ecco, da un punto di vista, lo Stato ha sempre diciamo, una capacità di manovra che abbiamo visto peraltro svilupparsi in maniere impensabili durante gli anni di quantitative easing, anche con l'azione delle banche centrali, che adesso sarà magari minore il sostegno, però ecco, gli Stati hanno sempre più armi per difendersi. Ok, allora grazie Andrea De Gaetano che ci ha chiarito un po' insomma, le prospettive anche di questa nuova emissione, ma in generale del mercato obbligazionario. È importante visto che insomma, abbiamo iniziato in un modo anche un po' diverso da quello che avremmo potuto aspettarci il mercato nel 2023, cioè quest'anno, il 2023, sul fronte del mercato. Ci torneremo proprio per dare anche degli spunti ulteriori agli investitori e ai consumatori, insomma, per chi vuole, come dire, capire dove guardare in questo momento. Grazie Andrea De Gaetano per la collaborazione e a presto sulle fonti TV.